Prego, consigliere Di Nardo. Grazie Presidente, eccellenza reverendissima, signor Sindaco, colleghi consiglieri, assessori tutti. Ecco, preliminarmente al mio dire volevo fare due precisazioni. La prima è che per quanto riguarda il mio intervento, che potrebbe anche essere di una realistica crudezza, volevo dire che mi riferisco in modo particolare al cosiddetto campo rom di via Popili, di Vagliolise, sicuramente non a quei cosentini che hanno origini un po' diverse, per non dire origini di zingari, per i quali ho il massimo rispetto. Poi volevo dare un senso di vicinanza e di solidarietà ai dimostranti che almeno fino a qualche minuto fa stavano dimostrando con dignità e compostezza, e nella speranza che anche le loro problematiche vengano o possano essere risolte. Ecco, da circa 10 anni Cosenza ha visto crescere in maniera esponenziale il numero dei cosiddetti nomadi che sono andati ad occupare spazi lungo il Crati con strutture sempre più fatiscenti e stanziali. È fin troppo evidente che continuare a definirli nomadi sia uno sbaglio enorme, perché nomade è colui che viaggia da un luogo all'altro senza fermarsi nello stesso posto se non per poco tempo. Questo era valido in passato, oggi è più corretto anche etimologicamente definirli per quello che sono, un'etnia zingara. Purtroppo questo termine, e non per colpa nostra, ha assunto una connotazione decisamente negativa, legata al mancato rispetto di queste popolazioni per le più elementari norme che regolano la civile convivenza. Cosenza non è, fortunatamente, una città razzista, ma può diventare intollerante nei confronti di quelle comunità che non hanno mai voluto integrarsi, preferendo rimanere ai margini della società. La presenza invasiva di questa variegata etnia ha portato a proteste, paura e insicurezza, il tutto legato a quei fenomeni che troppo sbrigativamente vengono identificati come microcriminalità, ma che, al contrario di quanto fatto credere, incidono in maniera macroscopica nella qualità della vita di chi ha la sfortuna di risiedere nei pressi di un campo, tollerato o meno, abitato da questa gente. I cosentini a volte si chiedono come sia possibile, senza lavoro e casa, che possano permettersi autovetture che loro possono solo sognare. Sempre i cosentini hanno occhi per vedere e cervello per giudicare nel momento in cui vedono bambini sfruttati da genitori che li obbligano a chiedere l'elemosina, quando invece dovrebbero portarli a scuola per farli diventare cittadini e non randaggi. Nessuno di noi si sognerebbe mai di negare questo elementare principio a dei piccoli che hanno tutto il diritto di migliorarsi, conoscere, capire e diventare cittadini rispettosi della legge. Ma forse è anche il caso di fare 4 conti per comprendere meglio di cosa stiamo parlando. Ed in merito, basterebbe che venissero resi pubblici i dati sulla effettiva, non decantata, presenza di questi bambini nelle aule e di risultati in termini di licenza elementare e medie raggiunti.
Attenzione, non ho volutamente parlato di scuola media superiore. Sarebbe come sperare sulla Croce Rossa. Lo zingaro vive in un proprio stato, dominato dalle proprie leggi orali che si fondano su valori tramandati da padre a figlio e che non lasciano spazio al riconoscimento dell'autorità statale se non in casi estremi. La loro forma sociale si forma su stretti legami tra le comunità familiari che sono delle vere e proprie istituzioni, dove il capo famiglia esercita un forte potere ed hanno sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che escludono la partecipazione dell'autorità pubblica. Si tratta di una trasposizione di valori accettati dal gruppo in norme che, se violate, determinano una sanzione ad opera dello stesso gruppo. L'organizzazione, basata su piccole comunità, fa sì che il controllo sia informale ma continuo su tutti i suoi membri. Questo controllo produce l'effetto di ordinare la condotta dell'individuo secondo i valori e le norme del gruppo, con il contestuale rifiuto di quei valori che vengono definiti da parte del gruppo, che vengono osservati da parte da quelli che vengono chiamati a volte tali A. In questa situazione lo Stato nazionale è percepito come l'oppressore, sempre pronto ad imporre il proprio modello di vita senza lasciare forme a spazio di mediazione. Gli zingari si pongono in modo conflittuale verso lo Stato italiano. È come se costoro vivessero in un mondo a parte. La storia degli zingari dimostra che la versione contrattualistica dello Stato è un fallimento nel momento in cui esso incontra gruppi che sanno disobbedire a un contratto che non sono chiamati a stipulare. Fatte queste considerazioni, forse troppo crude, capiamo quanto sia difficile comunicare con persone e soggetti associati che hanno concezioni del mondo così diverse e contrastanti. Dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose? O è invece possibile trovare strade percorribili per il recupero del sostanziale valore cristiano del bene comune in vista dell'edificazione di una società che renda possibile la vita buona e che includa anche questi soggetti? In questa ottica tratteggiamo le interconnessioni fra i quattro principi che sono il fondamento dell'attività politica sicuramente del nostro gruppo: dignità umana, solidarietà, sussidiarietà e bene comune, ponendo la dignità della persona nel punto di intersezione fra due assi: uno orizzontale, che rappresenta la solidarietà e la sussidiarietà, e uno verticale, che rappresenta il bene comune. Sull'asse orizzontale diciamo che non è possibile rispettare la dignità umana senza avere cura solidale di chi è in difficoltà, ma con altrettanta forza affermiamo che non è possibile una solidarietà autentica senza garantire alle persone un concreto inserimento nel contratto sociale, il cui rispetto è indispensabile per una società a misura della dignità di ogni persona umana. Sull'asse verticale, il bene comune, che sta a fondamento della società, siamo convinti che sia un valore che ha una valenza superiore a quella dei singoli associati. In questo caso faccio preciso riferimento a chi vorrebbe un campo rom a Via Popilia, chi lo vorrebbe a Donnici, in ogni caso chi lo vorrebbe sempre nel giardino degli altri. Questi principi, che sono il fondamento della nostra militanza civile e politica, ci portano
nonostante quanto precedentemente detto e che non sono solo luoghi comuni, a cercare gli itinerari ed i metodi opportuni per una Cosenza dalle porte aperte, una Cosenza accogliente, sensibile e giusta, attenta ad ogni persona a cui è garantito l'accesso ai beni sociali e culturali, dove sono assicurate le condizioni per lo sviluppo integrale e tutelati i diritti fondamentali umani. Questi sono gli obiettivi che perseguiamo personalmente, come gruppo e sicuramente come amministrazione comunale. Questi obiettivi ci legano sia a tutti i cosentini da cui abbiamo ricevuto il mandato che all'intera società. Ritornando al nostro precipuo argomento, all'ordine del giorno, prego di avviarsi, voglio citare. Sì, tempo è scaduto. Mi devo cronometrare la prossima volta. Voglio citare la conclusione di una riflessione sul tema di Sua Eminenza Cardinale Angelo Scola, che testualmente concludeva il suo dire con: sarebbe ingenuo e sbagliato pensare che lo Stato abbia lo stesso compito della comunità cristiana. Lo Stato, assecondando i criteri della sussidiarietà e della solidarietà, ha un compito diverso e complementare, quello di governare ordinandola la vita della società civile per favorire il bene comune. L'accogliente e solidale comunità cosentina non può farsi carico di ulteriori e gravose emergenze. Non abbiamo la forza finanziaria e neanche la voglia per un'ordinata società civile di trovare una soluzione a tutti i 1000 occupanti la baraccopoli di Valle Rise. Non vogliamo mettere in atto ipocrite speculazioni sulle responsabilità politiche di chi ha consentito l'attuale situazione, però in ogni caso mi corre l'obbligo di stigmatizzare l'inerzia delle autorità che, anche di fronte ad un decreto giudiziario del 2009, non hanno predisposto ogni opportuna iniziativa diretta ad impedire nuovi insediamenti nell'area del sequestro. L'accogliente e solidale comunità cosentina però deve trovare una soluzione che non è un compromesso, ma che realisticamente cerca di dare concretezza al possibile. Pertanto siamo d'accordo alla proposta del sindaco Occhiuto di rimodulare il centro pilota per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rom, illustrato nelle linee programmatiche, in un centro che possa dare anche accoglienza a parte degli occupanti, la baraccopoli, con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia della sicurezza e della legalità, ed a condizione che le autorità preposte smantellino l'esistente baraccopoli con contestuale allontanamento dei soggetti abusivamente insediatisi. Se poi vi dovesse essere su questa problematica una convergenza da parte di altre autorità, da parte di altri comuni, da parte della provincia, di poter ampliare sugli altri territori la sistemazione e l'allocazione di queste persone, ben venga. Però in ogni caso io dico: facciamo il nostro e diamo l'esempio. Se verrà qualcos'altro, meglio per tutti noi. Grazie. Grazie, consigliere Di Nardo.